Oggi abbiamo chiamato questa serata Immaginare Arezzo perché avevamo la volontà di coinvolgere tutti coloro che avevano un'idea di città e ne volevano parlare assieme ad altre persone. In futuro, se questo progetto continuerà, sarà messo a disposizione di tanti, di coloro che si cimenteranno poi anche con l'esperienza politica amministrativa che coinvolgerà Arezzo nei prossimi giorni. Un incontro aperto dedicato alle idee e proposte per il presente e il futuro della città. Si tratta dell'iniziativa promossa da Marco Donati, ex onorevole del Partito Democratico e confluito adesso in Italia Viva, che si è svolta all'Arezzo Sport Village. È stato un incontro molto positivo dal titolo Immaginare Arezzo, al quale hanno partecipato circa 100 persone. A dei tavoli tematici per disegnare ciascuno con le proprie idee, il proprio contributo, l'idea di città, l'Arezzo come tutti quanti la vorremmo, con qualcuno di noi, insomma, cosa può fare ciascuno di noi per migliorarla. È stata un'iniziativa molto positiva. Intanto è una fase di ascolto nel quale le persone danno idee e spunti e le mettono a disposizione della propria città ed è un momento nel quale nascono idee per una città più moderna, più attenta ai più piccoli, alle scuole, alla salute, allo sviluppo economico, a nuove opportunità di lavoro. È un modo per animare la città confrontandosi in maniera democratica.